La cosa che mi ha colpito di più nelle Nazioni Unite è stata la Camera del Consiglio di Sicurezza, dove comunque vengono risolte le problematiche in generale, e quando magari c'è una particolare situazione dove due paesi sono in conflitto, due posti sono in conflitto, vengono messi ognuno agli estremi del tavolo, un po' come se fossero, almeno come l'ho interpretato io, dei bambini che hanno litigato e non vogliono stare vicino, non vogliono vedersi, allora li vengono messi lì che sono: non state vicini, quindi non litigate, però intanto risolviamola comunque, l'ho interpretato in questo modo. Marta e Sofia hanno letto la lettera che in sostanza abbiamo scritto tutti insieme, mi sono sentito più calmo, mi sono sentito meno solo, come se tutte le persone che ho conosciuto all'interno della fondazione fossero in quel momento lì con me. We are very proud to be today in New York. It's a very unique and special place to be here also. We were also in the United Nations and talk about music, because music is the language of all nations. Oggi pomeriggio siamo stati al Memoriale delle Torri Gemelle e per me è stato molto forte l'impatto, in quanto non ero nata in quegli anni e quindi comprendere il gran numero di vittime e quello che è accaduto è stato davvero forte. Dopo aver visto il Memoriale delle Torri Gemelle siamo salite sul grattacielo per vedere la vista da New York, e qui mi ha colpito l'infinita vista di New York, ma anche il fatto che noi siamo talmente piccoli in confronto a questa città così immensa che noi non vediamo mai la fine, e quindi per me è infinitamente grande e noi siamo in realtà infinitamente piccoli. My name is Riz Emir and I love music and I'm so happy that I met Andrea Bocelli. I like him when he sings. I want to be just like him when I grow up. And I play the piano and I love singing with Andrea Bocelli Foundation. Sono Alessia e faccio parte del progetto Voices of Italy Napoli. Le cose che porterò in Italia sono lo stare insieme, il confrontarci che è importante, e l'unione che la musica si trasmette a tutti quanti noi. Quello che mi porto via da questo gruppo è che tutte le ragazze e tutti i ragazzi di questo gruppo, che veniamo tutti da lontano, ma in realtà c'è stata una cosa che ci ha accomunato tutti, ed era la gentilezza, perché non mi sono mai sentita esclusa da questo gruppo, ma in qualche modo anche nei momenti di sconforto ci sono sempre stati, e questa è una cosa da non sottovalutare ad oggi. Questa famiglia mi ha aiutato comunque a capire che non sono tanto un peso, mi hanno aiutato anche a sbloccare un lucchetto che mi impediva di essere me stesso con la gente, perché avevo paura magari di strafare o comunque essere qualcuno che non sono. Invece loro mi hanno fatto capire che ciò che sono io piace davvero alla gente, e li ringrazio.